fa, presso il Centro di Documentazione Regionale per la Salute, DORS, si è svolto un dibattito sulla sigaretta elettronica che ha utilizzato come metodo il processo. Ma signora giudice, io mi ero appena liberato di questa gente che mi sfumazzava in faccia e adesso mi trovo un sacco di gente che mi butta delle nubi puzzolenti. È un modello utile nei casi di incertezza scientifica perché consente di sintetizzare in un modo un po' originale ciò che si conosce su argomenti specifici per i quali non ci siano sufficienti prove scientifiche su cui basare eventuali decisioni di sanità pubblica. È un gioco di ruolo nel quale la sigaretta elettronica è stata considerata l'imputato. 6 esperti sono stati chiamati come testimoni per rispondere ai quesiti di partenza, che sono anche capi di imputazione, ed è stata individuata una giuria multidisciplinare che rappresentasse tutti i diversi pareri sul tema controverso. La prima affermazione è che oggi noi non abbiamo una normativa specifica per la sicurezza elettronica. È stata svolta una ricerca bibliografica sull'efficacia nella promozione della riduzione del numero di sigarette di tabacco fumate o nella cessazione addirittura del fumo. Pubblicità di questo evento sportivo. Voi immaginatevi 10 milioni di spettatori che si trovano a vedere queste immagini. Le immagini di popolazioni attualmente in corso in Italia ci dicono cosa effettivamente la conferenza dice che effettivamente la popolazione utilizza per smettere di fumare. Cioè sembra fumo. Centrando il discorso su quel sembra, perché a mio parere è il motore di tutta questa ricerca. Il SAT è essenzialmente quello che preoccupa di più dal punto di vista psicologico, proprio il contenuto della quella che viene chiamata cartuccia. Per arrivare al suo verdetto, la giuria ha partecipato a un'assemblea pubblica dove i testimoni hanno presentato la sintesi delle prove raccolte nella letteratura scientifica, ma non solo, e per poi lasciare ai partecipanti la possibilità di discuterne. Successivamente la giuria si è riunita in consiglio e sotto la guida del giudice ha formulato le proprie conclusioni. Nelle immagini che vedrete, il giudice è interpretato dal professor Faggiano e leggerà la sentenza e anche vedrete una parte delle testimonianze. All'accusa che la sigaretta elettronica produca fumo passivo pericoloso per la salute, e la giuria è unanime nell'accettare questa accusa e quindi ritiene che sia necessario regolamentare e risolvere questo problema attraverso l'estensione della legge Sirchia anche alla sigaretta elettronica. Il secondo capo di imputazione è relativo all'accusa che la sigaretta elettronica possa rinormalizzare il consumo di sigarette. Quindi la giuria concorde sul fatto che la sigaretta elettronica possa portare a rinormalizzare il consumo di tabacco e ritiene quindi indispensabile regolamentare la pubblicità. Terzo capo di imputazione relativo alla sicurezza della sigaretta elettronica. La giuria ritiene che il profilo di sicurezza della sigaretta elettronica sia un punto essenziale. Proporre un bugiardino, nel senso di delle istruzioni che contengano tutte le informazioni riguardo al profilo di sicurezza della sigaretta, sia assolutamente necessario, ma possa essere effettuata nell'ambito della legislazione vigente. Quarto punto di imputazione è relativo all'uso della sigaretta nel caso di disoccupazione. La giuria ritiene che non ci siano in questo momento elementi per proporre la sigaretta elettronica come strumento di disoccupazione. La giuria ha ritenuto poi di includere tra gli elementi di riflessione il possibile uso della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del danno. La giuria ringrazia i testimoni, il pubblico ministero e la difesa. Le conclusioni sono basate su dati di letteratura e informazioni dell'anno scorso e quindi non tengono conto dei trial clinici ultimati nel frattempo e delle nuove leggi emanate.
Su questi abbiamo preparato un paio di diapositive che proietteremo al termine del video, se avrete la pazienza di ascoltarci.